loro mocche del centro ricercherai. Si tratta di un lavoro che riguarda la storia dei diritti televisivi. Abbiamo contribuito in un progetto europeo a un modello per rappresentare i diritti in modo machine readable, quindi assolutamente non ambigui, e con questo modello in forma di ontologia è possibile ormai scrivere dei veri e propri contratti, dove vengono definite le condizioni che vengono accettate dalle parti. Stiamo parlando di diritti in ambito impresa, quindi produttore con distributore oppure con un cast. Abbiamo utilizzato degli standard MPEG 21 come base e siamo noi stessi andati a richiedere la standardizzazione della nostra ontologia di MPEG 21. Per cui la nuova ontologia Media Contract Ontology è stata standardizzata, ha finito il processo di standardizzazione a maggio 2013, quindi è proprio nuova. Abbiamo già dei servizi software che lavorano con questo formato, quindi sono in grado di creare dei contratti, di editare delle situazioni di diritto, di fare delle ricerche per verificare se un certo utilizzo è consentito o no in base ai diritti posseduti, e quindi abbiamo la possibilità quindi di collegare le informazioni dei diritti alle altre informazioni che abbiamo già nell'archivio della RAI, ovvero le informazioni descrittive e il catalogo multimediale. Quindi stiamo parlando di semantica sostanzialmente. Sì, esatto. E in MPEG 21 abbiamo avuto la possibilità di fare le scelte tecnologiche, vengono sostanzialmente tutte, possono essere tutte valide, ma dipende da qual è il contesto. Abbiamo preferito questa in questo momento, anche se le altre possono essere altrettanto valide, in quanto è più flessibile fare interagire un dominio con un altro. Quindi il vantaggio che si ha a utilizzare un'applicazione di questo genere è più la velocità o più l'accuratezza e la perfezione del dato? Entrambe. Esiste una velocità, allora fondamentalmente noi abbiamo da risolvere dei problemi pregressi. Molti contratti erano stati stipulati negli anni passati, sono alcuni magari su carta, e quindi andare a riportare in un sistema informatico problemi contrattuali richiede molto tempo. Avere dei sistemi validi che consentano di rapidamente verificare se questi termini sono stati riportati fedelmente rende anche veloce la trascrizione dei termini contrattuali anche quando sono tanti. Però anche il discorso di affidabilità, ovvero evitare di dover ricorrere al personale qualificato in senso legale per poter discriminare se un utilizzo è consentito o no. Per questo occorre che i termini siano possibilmente fin da subito non ambigui, e questo consente un loro trattamento dai sistemi informatici. Certo, quindi la formalizzazione del dato è quello che permette l'affidabilità del dato stesso. Assolutamente. Il fatto del modello dello standard è interessante perché abbiamo l'idea di essere riusciti a rappresentare i contratti reali, i termini che si trovano nei contratti reali. Siamo partiti da un vasto campione di contratti a livello nazionale ma anche internazionale, in modo tale da poter verificare uno di questi che non ci fossero poi delle lacune. E la lacuna rappresenta quel punto debole del sistema informatico che rappresenta l'eccezione. Quindi l'eccezione poi deve essere trattata a mano da un esperto. Se invece vediamo che almeno nella maggior parte dei casi i termini normalmente usati sono riportati e rappresentati fedelmente, possiamo dire di aver avuto successo. Grazie.